Fino al 2011 l'ISTAT ha realizzato il censimento della popolazione con metodologia tradizionale, cioè attraverso la rilevazione esaustiva e simultanea di tutta la popolazione residente sul territorio italiano. A partire dal 2018 il censimento si svolge ogni anno, per questo parliamo di censimento permanente. Grazie a una strategia totalmente nuova, viene coinvolto ogni anno solo un campione rappresentativo della popolazione. I censimenti tradizionali sono un'operazione molto complessa, richiedono la mappatura dell'intero territorio, la mobilitazione di un gran numero di rilevatori, l'acquisizione di una gran mole di dati. Per questo vengono effettuati solo ogni 5-10 anni e ciò fa sì che i dati censuari diventino velocemente obsoleti. Inoltre, il cambiamento degli stili di vita e della struttura sociodemografica della popolazione rendono sempre più difficile le rilevazioni sul campo, mentre crescono il carico statistico sui rispondenti e le preoccupazioni relative alla privacy. Nel tempo, quindi, è aumentato il numero di paesi che conducono i censimenti utilizzando gli archivi amministrativi, in modo esclusivo o in combinazione con le rilevazioni sul campo. Questo approccio è riflesso anche dal regolamento europeo sui censimenti della popolazione e degli alloggi, che obbliga gli Stati membri a produrre i dati censuali, ma concentrandosi sull'armonizzazione dei dati da rilevare o produrre. L'Italia è proprio uno dei paesi che sfruttano appieno il potenziale offerto dai dati amministrativi per la produzione statistica. Inoltre, la periodicità annuale della rilevazione consente di rispondere tempestivamente a nuovi fabbisogni informativi attraverso l'introduzione di nuovi quesiti nel questionario di rilevazione. Grazie all'integrazione tra rilevazioni campionarie e dati di fonte amministrativa, la restituzione dei dati al Paese rimane di tipo censuario, cioè si riferisce all'intero campo di osservazione, anche se la rilevazione sul campo non coinvolge più tutto il territorio, tutta la popolazione e tutte le abitazioni nello stesso istante, ma di volta in volta solo una parte di essi. Una maggiore tempestività nel rilascio dei dati, i dati che invecchiano più velocemente vengono diffusi tutti gli anni, mentre altri dati, ad esempio quelli sulle abitazioni, che per loro natura sono meno soggetti a obsolescenza, vengono diffusi ogni 3 o 4 anni. Si realizzano inoltre una riduzione del disturbo statistico nei confronti delle famiglie, una riduzione dei costi e una riduzione del carico di lavoro degli uffici di censimento comunali a cui è affidata la rilevazione sul campo.